Ora però vi faccio un'altra domanda. Come si fa il plurale in italiano? Ciao a tutti, bentornati. Io sono il professor Rafael Sozzi e questo è il mio canale Rafael Sozzi, Lingua e Cultura Italiana. E nel video di oggi noi studieremo i sostantivi. Al contrario del portoghese, che basta praticamente mettere una S, in italiano invece si cambia vocale. Quindi al posto della vocale del singolare io devo inserire un'altra vocale, che sarà quindi la marca, diciamo, del plurale. La vocale del plurale per eccellenza è la lettera I. Quasi tutte le parole in italiano fanno il plurale in I. È verdade. Quer dizer, às vezes não. Eccezione le parole femminili che finiscono in A. Queste fanno il plurale in E. Vediamo qualche esempio. Libro, libri. Letto, letti. Tavolo, tavoli. Quaderno, quaderni. Albero, alberi. Orso, orsi. Spettacolo, spettacoli. Zaino, zaini. Ora vediamo le parole femminili. Casa, case. Matita, matite. Amica, amiche. Ragazza, ragazze. Gonna, gonne. Stella, stelle. Edicola, edicole. Impresa, imprese. Quindi abbiamo già una prima regola. O passa a I, A passa E. A femminile, perché se questa parola che finisce in A è una parola maschile, il plurale si fa con I. Quindi problema, problemi. Poeta, poetti. Quindi attenzione, mi raccomando, solo le parole femminili che finiscono in A fanno il plurale in E. Per concludere vi faccio vedere adesso il plurale delle parole che finiscono in E. Qui invece tutte le parole al plurale finiscono in I, siano quelle maschili, siano quelle quelle femminili. Studente, studenti. Cane, cani. Amore, amori. Mare, mari. Fiume, fiumi. Elefante, elefanti. Fiore, fiori. Al femminile, notte, notti. Nave, navi. Patente, patenti. Televisione, televisioni. Attrice, attrici. Automobile, automobili. Immagine, immagini. Va bene? Era questo il video di oggi. Se vi è piaciuto, allora metti mi piace. E se tu vuoi studiare italiano con me, scrivimi una mail che ti rispondo volentieri, va bene? Ah, non dimenticare di condividere questo video. Grazie mille e alla prossima!